Sintesi agli euroscettici, a chi domenica potrebbe essere tentato di non andare a votare, cosa si può dire? Dico prima di tutto di andare tutti a votare, è fondamentale. Non facciamoci prendere in giro da chi ci dice ma usciamo fuori dall'euro, non serve a nulla questo. Serve invece davvero essenzialmente che cominciamo ad eleggere delle persone che pongano questi problemi nel Parlamento europeo, che conta quasi nulla. Cioè deve essere il Parlamento europeo e che controlla la BCE, non la BCE che controlla i nostri parlamentari. È assurdo questo sistema. Ecco perché è importante votare, votare bene. Non c'è bisogno di euroscetticismo, almeno l'Europa ci ha dato 60 anni di pace, adesso dobbiamo far sì che questa pace non diventi guerra fra le varie nazioni proprio in campo economico-finanziario, ma che si esca fuori da questo imbuto, e lo possiamo fare votando in maniera intelligente. Allora, prima di tutto io sono molto grato a chi finalmente, dico io, a Trento ha avuto l'idea di questo Oltre l'economia, perché a Trento ormai il Festival dell'Economia di Trento è diventato un luogo importante, nazionale, ormai europeo, a cui tantissimi vengono per capire dove sta andando l'economia, dove sta andando la finanza. Io sono finalmente contento che ci sia finalmente un Oltre l'economia, cioè l'invito seriamente da parte di chi ha organizzato questo è incominciare a pensare che si può andare oltre il nostro sistema, il sistema economico-finanziario, e questo per me è un invito potente anche in chiave delle, chiamiamole, delle elezioni europee. Il problema che io vedo è che qui a Trento i grandi professori che verranno, i grandi esperti, sono praticamente appartengono tutti a coloro che sostengono questo tipo di sistema che ci sta portando davvero in un imbuto. Cioè, io non posso accettare un sistema che arriva adesso dove le 85 persone più ricche al mondo hanno l'equivalente di 3 miliardi e mezzo di persone più povere di questo pianeta, è assurdo. Oppure quello che è stato detto in questi giorni, che i 10 paperoni più ricchi d'Italia hanno l'equivalente di 500.000 famiglie più povere e povere in Italia. È assurdo per me questo, vuol dire che effettivamente questo sistema porta ormai la ricchezza in pochissime mani, ma il problema va oltre, è che l'economia, meglio che la finanza, che i soldi non corrispondono più all'economia reale. Questo è il vero imbuto oggi, cioè siamo dentro un sistema che diventa sempre più assurdo e folle. Lo esprimo con le statistiche, che io non sono un economista, ci vengono date dagli economisti, che dicono che a livello mondiale i 7 miliardi e 2 di oggi di uomini e di donne producono ogni anno l'equivalente di qualcosa come 60 mila miliardi di dollari. La finanza invece allo stesso tempo ha un giro, chiamiamola speculazione finanziaria, ha un giro che corrisponde a 1 milione di miliardi di dollari. Cioè fra l'economia reale e quello che è il, chiamiamolo, la concretezza, l'economia reale e quello che è la speculazione finanziaria, c'è una diversità che va dalle 10 alle 15 volte. Quello che è avvenuto nel 2007 e 2008 avverrà di nuovo in maniera molto più grave e ci troveremo tutti con un pugno di mosca. Questi sono i discorsi che devono essere fatti seriamente all'interno, non soltanto da Oltre economia, ma all'interno del Festival dell'Economia di Trento, perché altrimenti rischiamo davvero di ridurre in povertà sempre più gente, ma anche quello che noi chiamiamo oggi la classe media, proprio in chiave europea. Qui davvero è assurdo che viviamo dentro la dittatura, io lo chiamo dittatura delle banche, in Europa non è la dittatura della politica, la politica conta quasi nulla, è la dittatura della BCE, che fra l'altro dà i soldi a chi? Non agli stati, magari li dà invece alle banche private. Io stavo leggendo l'altro giorno un articolo di Martin Wolf sul Financial Times, che è la Bibbia degli economisti, che dice che buona parte
dei soldi che girano sono soldi creati dal nulla da banche private. Ma è assurdo, cioè questi discorsi devono essere fatti lì, e se deve ritornare a un fatto molto semplice, che la BCE deve stampare i soldi, deve esserci pure un'unità monetaria che stampa e che li dà non alle banche ma ai governi. E allora sì che si comincia un po' a respirare, altrimenti dentro questo tipo di economia davvero è la morte per i poveri, ma anche per noi ci troveremo con un pugno di morte.